Gabriele De Donne, responsabile dei giudici Fisi Liguria. Vogliamo fare un focus su questa figura? Quali sono le sue competenze per seguire le gare? Allora, noi come giudici della federazione siamo praticamente l'organo che ci andiamo a sostituire alla federazione durante le gare di slalom gigante del nostro calendario e anche nelle gare nazionali. Il ruolo del giudice, oltre che guardare la sicurezza in pista di tutti gli atleti, dovrebbe anche controllare, diciamo, il corretto svolgimento di tutta la gara in base alle normative e di tutto quello che ne consegue. Noi giudici in Liguria siamo una ventina e abbiamo qualche allievo giudice per il futuro, ma al momento attuale siamo fermi perché il rapporto giudici e gare, siamo troppi giudici e poche gare per ridurre i costi. Abbiamo ridotto le gare, quindi di conseguenza anche i servizi sono diminuiti. Quale percorso seguite per diventare giudici? Allora, si inizia con 2 anni di pratica, ai quali sono, oltre le lezioni teoriche, vengono fatti anche dei servizi durante l'anno sulle stazioni sciistiche dove vengono fatte le gare, e dopo ci sono un esame scritto, teorico e pratico sulla neve. Oltre che saper sciare, uno deve vedere tracciati e saper vedere difficoltà, differenze di un tracciato con neve molla, neve dura, e quindi deve essere, è un lavoro che non è impegnativo, e in più abbiamo la responsabilità civile e penale di tutti i concorrenti. Un buon motivo per diventare un giudice? La passione.